Di nuovo insieme per SOS Arezzo TV, buonasera Beppe e Marco. Ciao, mi ha riportato in campagna oggi? Sì, ho visto che siccome c'hai queste ciabatte, che io, anzi io le farei vedere, prego, vediamo. Non sono ciabatte, sono sandali. Sandali, Birkenstock, guarda, sono veramente spettacolari. Chiamarle ciabatte è un'offesa per la marca. Costano una bala di soldi, ecco. Perché sai c'è un piede delicato. Quindi. Ah no, perché pensavo sai che sono un quadrinaio. Pensavo che no, sono un piede delicato. Che piede delicato. No, quelli là sono quelli che gli avete mai visti i piedi dell'ex vice sindaco? Una vez avete una grande occasione. Eccoli allora, qua. Va via, su. Dai, guardiamo. ci sono altre cose migliori. Ci sono altre cose migliori. Dai. Allora, te sei un amante dei piedi femminili, lo so. Senti, no, giustamente ti sei messo questi sandali perché sapevi oggi in campagna c'è una campagna, una serra. Qui in realtà siamo in via Tiziano. Mamma mia. Guarda che è sta cosa. Siamo in città. Ma chi è? Questo è un ex marciapiede. È come me, questo è un ex. Ex, questo è come te. Forse dallo stesso anno in cui sei andato più, via più, non tagliano. Guarda qua. Scusa, vieni giù. Ma com'è possibile che qui che situazione che è tutta così? Beh, pensare che sicuramente questa di qua nella privata è stata completamente pulita, vedi? Tu già qui tu non ti ricordi, ma c'è chi è stato con il compianto sì. Massimo Benigni, che ovviamente ricordiamo sempre con grande affetto, e su quest'area che non si sa di chi sia, o comunque almeno però l'erba la tagliano, quindi esatto, complimenti che almeno la mantengono. Qui l'area privata, l'area pubblica invece non viene per niente mantenuta. Condizioni. Guarda qua che ci sarà anche qualche biscia qui. Vabbè, sai, meno male è quello. L'importante è ci sia le vipere. No, le vipere, esatto, esatto. La rete qui vabbè, sta un po' cedendo, tutto. Qui insomma, il marciapiede è praticamente quasi. Non ci si può neanche camminare. Impraticabile. Impraticabile, sì. Impraticabile. È veramente impraticabile. Il quartiere, siamo nel quartiere Giotto qui. Com'è possibile che sia diventato. I giottini non dicono niente. Come mai? Beh, vuol dire si sono stancati. Sono che le scatole. Si sono stancati di fargli lamentele e di conseguenza hanno detto basta, tanto è inutile parlare, tanti problemi non si risolvono. Tra l'altro, oltre a delle piede, anche delle pietre, che non è l'unica questa, lo sporcizio, eccetera, ma c'è un camper qui che ci è stato segnalato da diverso tempo. Addirittura si dice, io non lo so se è vero, ma segnalazione che è arrivata addirittura da novembre, un camper dannata, diciamo così. Completamente fermo, la persona che ce l'ha segnalato, lo ha segnalato targato Roma, ce l'ha segnalato da tempo alla polizia municipale, ma nessuno pare che sia intervenuto. Sì, almeno dice così, che in effetti questo camper fermo qui da novembre, che è stato segnalato più volte alla polizia municipale, ma di fatto non c'è mai venuto nessuno. Però qui sembra che la segnaletica possa permettere di. Sì, si può parcheggiare. Sì. Quindi potrebbe essere tutto in regola, dici? No, il parcheggio sicuramente sì, a questo punto le strisce sono bianche, di fatto se a bollo l'assicurazione, tutto lì. Però in effetti questo vedi l'erba che c'è sotto, questo qualche mese è che è fermo qui. E non si sa di chi sia, dentro sembra coperto come se fosse utilizzato da qualcuno, non lo so. Un controllo, però insomma forse. Penso proprio in questi momenti sarebbe necessario, visto la situazione che si sta creando in Italia e l'allarmismo che c'è continuamente. Quindi penso che sarebbe il caso di verificare. Ah, sì. Verificare perché no. Poi è tutto a posto, magari. Magari tutto qualcuno a posto. Che non sa dove andare. Magari è assicurato regolarmente. Però, il fatto che c'è quelle tende potrebbe dare l'idea che potrei in qualche momento qualcuno ci viene. Esatto. Il parcheggio è regolare, è bianco. Qui il parcheggio può stare, tranquillamente. Anche se gli spazi bianchi a terra sono stati fatti poi dopo il cartello, no? Quello delle sì, c'è solo il cartello delle moto, non c'è moto. Cioè che è un parcheggio. No, poi ci hanno fatto le strisce, quindi anche qui non si sa. Va bene. Comunque qui via Tiziano una controllatina e una manutenzione andrebbe urgentemente data. Penso proprio di sì. Ci vediamo domani. Ciao.